non potevano mancare loro, gli alpini, che oggi ci stanno dando un grande contributo per il nostro mezzogiorno in famiglia. Qui abbiamo tanti alpini. Intanto buongiorno Mauro. Ciao Alessandro. Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Dai, il servizio funziona molto bene. Il servizio funziona perché oggi voi ci state supportando, abbiamo delle aree veramente molto molto belle, oggi c'è tanta convivialità qui nel nostro stadio. Allora, adunata degli alpini, quest'anno sarà Rimini, ma nel 2021, caro Presidente, avremo l'adunata degli alpini proprio a Udine? Certamente, dopo molti sforzi siamo riusciti a portarla a Udine, noi l'abbiamo fatto per non dimenticare, quindi dobbiamo ricordare che nel 21 sono 45 anni del terremoto che ha distrutto e che ha fatto un migliaio di vittime. Non vogliamo dimenticare neanche i 29 alpini, genieri, trasmettitori, artiglieri che sono morti nel crollo della caserma Goi Pantanali. Quindi dobbiamo portare, vogliamo portare molta gente, molti ospiti, molti alpini nel nostro territorio, nel Friuli Venezia Giulia, perché il Friuli Venezia Giulia dà molto, ci sono moltissime cose da vedere, moltissime cose che chi viene può apprezzare. Noi è questo il motivo principale per cui abbiamo voluto portare la adunata a Udine nel 21. Caro Juan, caro Presidente, venga qua, caro Beppi, venga qua Juan, qui ti danno un bel premio adesso, la zebretta d'oro è tutta tua, tu lo sapevi? Sì, sì, lo sapevi. E quindi un applauso al nostro numero uno, Juan Musso, che quest'anno riceve, grazie all'associazione Udinese Club, grazie al Messaggero Veneto, la zebretta d'oro. Quindi un grazie di cuore a tutti. Grazie, grazie, grazie. Juan, sappiamo che adesso tu rientri dentro, mi raccomando, eh? Grazie. Presidente, Juan Musso, perché? È premio stramitato di questa manifestazione che noi portiamo avanti ormai da 17 anni, che premiamo il miglior giocatore nell'annata solare. Noi dell'AUC in collaborazione con il Messaggero, praticamente è un premio strameritato perché ha fatto un'annata straordinaria e gli ha concesso addirittura anche di vestire la maglia di una delle nazionali più gloriose che ci siano nel mondo, ovvero sia l'Argentina. Tempo di Udinese Sassuolo, 19ª giornata di campionato, Udinese 1 Sassuolo 0, adesso andiamo a sentire cosa dicono i nostri fedelissimi tifosi. Quando andiamo allo stadio? Lo stadio è semplicemente straordinario, un 10 più sempre. Sì, è un Udinese divertente che sta giocando anche molto bene, speriamo di realizzare di più il secondo tempo. Come può finire questa partita? Secondo me se continua così può vincere anche un 2-3-1, 2-1, 2-0, speriamo. Finisce il primo tempo, 1-0 per l'Udinese contro il Sassuolo. Bene, grande Okaka, stanno giocando bene, oggi siamo fiduciosi. Quindi come potrebbe finire questa partita? Ma speriamo ancora uno o due gol, un 3-0, 3-1, ci sta oggi, dai. Chi può segnare ancora dell'Udinese? Okaka, perché è forte. Perché è forte, vuoi fare un saluto a Okaka che ti sta guardando? Ciao Okaka. Mezzogiorno in famiglia, adesso un po' di ludoteca delle zebrette, così si gioca in compagnia. Che Udinese avete visto? Per me ha giocato bene. Un bel gol di Stefano Caca. Ha un grandissimo gol e speriamo che rimanga, sicuramente rimane. Penso che raddoppierà e anche un gol di Kevin. E oggi abbiamo avuto la fortuna anche di entrare in campo con Opoku. Cioè, oggi sei entrato in campo con Opoku. È stata un'emozione forte. Sì. Bella? Senti, me lo gridi un forza udinese? Forza Udinese! Tu come ti chiami? Alberto. Alberto, di dove sei? Di Kevin Tagliamento. E tifi per Udinese? Sì. Allora gridami un bel forza Udinese. Forza Udinese! Grande, vai! Mezzogiorno in famiglia, tu te la ridi, eh? Certo, me la rido, sì, stiamo vincendo. Come sta andando? Benissimo, secondo me benissimo. Sì, una bella Udinese dopo i primi 45 minuti. Udinese, sì, sì. 1-0 ci sta anche un po' stretto, eh? Sì, potevamo già farne un bel po', no, secondo me. Però se finisce così non ci lamentiamo, anzi. No, però ancora uno. Non sarà... Ancora uno, chi può segnare? De Paul,
Lasagna, secondo me. Secondo me oggi lo vedo bene. Molto. Allora, Kevin Lasagna e De Paul ti stanno guardando. Vai, digli quello che vuoi. Dai Kevin, facci un gol, dai. E sempre solo forza? Udinese. Udinese in famiglia, vi state divertendo? Sì, certo. Tutto a posto? Sì. Quanto bello è venire allo stadio? Tanto. Hai già mangiato? No. Ancora no, hai bevuto qualcosa? Sì, l'acqua. Hai bevuto acqua? Ma fai vedere, che orecchino hai là? Vediamo, hai una vite, non è un orecchino, una vite hai. Come ti chiami? Nicolò. Nicolò, qual è il tuo calciatore preferito? Dybala. Dybala, e poi dell'Udinese ti piace qualcuno? Lasagna. Lasagna, allora Kevin Lasagna ti sta guardando in questo momento, digli quello che vuoi. Sei forte. E sempre solo forza? Udinese. Mezzogiorno in famiglia, adesso siamo alla ricerca della nonna. Dov'è la nonna? Si sta aspettando nello stadio, ci ha detto di andare in bagno, dipende un po' l'acqua. E di farvi intervistare dal Poma. Sì. Come va, tutto bene? Sì, bene, tutto bene. Vi state divertendo? Sì, molto. Siamo fortunati oggi. Sì, speriamo di fare altri gol. Speriamo di fare altri gol, eh? Sì. Però se finisse 1-0 noi siamo contenti uguali. Sì, sì. Qual è il vostro calciatore preferito? De Paul, perché? Perché bravo. Forza Udinese! Forza Udinese! Lei a chi manda i messaggi? A chi sta mandando i messaggi? A nessuno. Ha fatto il fantacalcio? No. Non ha fatto nulla? No. Si sta divertendo allo stadio? Sì. Come si chiama? Simone. Di dove sei Simone? Di Valvasone. Vieni sempre allo stadio? A volte. A volte. Chi è il tuo calciatore preferito? Dell'Udinese. Dell'Udinese. De Paul. De Paul. Allora c'è De Paul che ti sta guardando in questo momento. Digli quello che vuoi. Quello che vuoi tu. Ciao. Un bel ciao, magari faccio un gol. Sì. Come potrebbe finire questa partita? Che vince l'Udinese. Quanto? Anche 2-0. Va bene, io ti ringrazio. Con chi sei oggi allo stadio? Con mia mamma e mio papà. Con la mamma e il babbo, insomma mezzogiorno in famiglia signora, ci stiamo divertendo? Sì, molto, molto grazie. Poi è una giornata bellissima che porta a stare in famiglia allo stadio. Abbiamo mangiato panini e qui si sta bene, è un bel clima. Un bel clima, come potrebbe finire questa partita? Sicuramente vince l'Udinese oggi. Me lo grida un forza Udinese? Forza Udinese! Lei si è perso, chi sta cercando? Oh, il mio amico lì, eccolo qua, Vittorio. Il suo amico, Vittorio, dove sei Vittorio? Vittorio. Uno storico dell'Udinese. È uno storico dell'Udinese, Vittorio, come va? Tutto bene. Tutto a posto? Sono sempre preoccupato, però, vedo la squadra in netto miglioramento. Anche perché l'1-0 ci sta un po' stretto oggi, per adesso. Stretto, ma teniamolo. Lo teniamo, magari finisse così, no? Ma ce lo auguriamo, insomma, che finisca così. Ma secondo lei vuole fare un pronostico? Come potrebbe finire questo Udinese-Sassuolo? Io sono ottimista, però è molto importante non perdere e dare continuità. Vincere è il massimo. Chi le è piaciuto di più dopo i primi 45 minuti? Tutti direi a buon livello. E questa promozione, questo mezzogiorno in famiglia, vi piace? Moltissimo, a me piace moltissimo, sì. C'è un bel clima, si mangia, si beve moderatamente. Famiglia, è importante per le famiglie che partecipino per lo stadio. Sempre solo forza Udinese! Mezzogiorno in famiglia, qua si mangia, si beve, si fa festa. Cosa sta mangiando? Un bel panino col frico? Sì.
Buono? Buonissimo. Guardi che sono il certificatore ufficiale del panino. Vuoi assaggiare? Io l'ho già assaggiato ripetutamente. Cosa possiamo dire di questa giornata? Benissimo, stanno giocando benissimo, una bella giornata, lo stadio è pieno. Cosa si può volere di più? Lei cosa vorrebbe di più? Che segnassero di più. Di più? Vuole ancora più gol? Sì. Allora, mi dica chi vuole che segni. Okaka. Di nuovo Okaka, no, guardalo, guarda, ti sta guardando, vai, diglielo. Okaka, devi segnare. Ancora un gol. Ancora un gol. Chi deve segnare secondo voi? De Paul. Anche De Paul, bene, quindi sempre solo forza. Udinese. Cosa sta mangiando lei? Panino. Con cosa? Codaletta. Posso dare un mozzichetto? Posso o non posso? Un mozzichetto me lo fa dare? E niente mozzichetto, vabbè, dai, noi ci vediamo dopo, eh. Sì. Mi raccomando, si concentri. Lei ha mangiato? Sì. Cosa ha mangiato? Ho mangiato l'hot dog. Era buono? Sì. Bene, sempre solo forza? Udinese. Mezzogiorno in famiglia, rigorosamente bianco-nero, grande felicità, grande prestazione da parte dell'Udinese oggi. Sì, oggi abbiamo giocato bene, partita attenta. Cara Melissa, quanto bello è il nostro stadio? Tanto. Tanto bello, tu vieni sempre allo stadio? Sì. Tu sei abbonata? Sì. Veramente qua l'abbonamento in family è tutta un'altra storia. Poi questo mezzogiorno in famiglia è stato spettacolare oggi. Certo, una bella vittoria, hanno giocato tutti bene, grande Okaka, grande Musso. Melissa, qual è il tuo calciatore preferito? Fussetto. Invece per Marco, chi è il calciatore preferito? O Musso oppure De Paul. Invece per lei, come si chiama? Emanuele, di dove sei? Udine. Tu sei di Udine, tifi per l'Udinese? Sì. Qual è il tuo calciatore preferito? Lasagna. Beh, la partita oggi è stata alla grande, è stata una grande Udinese e il risultato lo dimostra. E allora cosa c'è qua? Qua ci sono tantissime bontà e poi ci sono i nostri tifosi, bianconeri sempre organizzatissimi. Cosa si mangia oggi? Sì, allora questo è il nero e poi c'è anche il bianco. Ma naturalmente cosa si mangia? Cosa si beve? Perché io non posso bere allora, in servizio. In preparazione la polenta, poi c'è il goulash. Anche il goulash. Poi abbiamo la pitina, abbiamo formaggio, abbiamo salame. In pratica facciamo... Brovade Musette. Ti hanno suggerito, Beh, non so io tutto, comunque tantissime cose. Caro Aldo, siamo una bella Udinese oggi. Ma guarda, penso no, bella, stupenda, e i 24 punti ragazzi ce lo sognavamo prima di Natale. Ale Udin, ale Udin, ale, ale, ale. A voi studio, noi continuiamo a fare festa, sempre solo forza Udinese. E rimanete con noi. Ale, ale, ale. Come noi non voglia mai, la gente come noi non voglia mai, la gente come noi, la gente come noi, la gente come noi non voglia mai. E con
questa bella vittoria noi ci congediamo e vi ricordo di non cambiare canale. Rimanete con noi e sempre solo Forza Udinese. Ditelo agli altri. I'm over you, yeah.